sta tendendo la trappola e chiaramente a Roma per lui è più che una trappola, è una gara quasi proibitiva. La Roma dal canto suo non deve cadere nella trappola di sottovalutare la partita, e sono sicuro che con Di Francesco questo non accade, perché il Bologna poi non è soltanto quella squadra che fatta di corridori, di giovani interessanti. Il Bologna ha dei giocatori, come hai detto tu, molto tecnici là davanti, molto veloci, Verdi soprattutto, perché Di Francesco si era partito bene, però poi si è perso un po', Gioca arretrato di diciamo, più, eh? Gioca anche un po' più indietro rispetto all'anno scorso. sì, no, ma io dico più che altro non perché non in fase realizzativa, dico più che altro perché ha avuto un infortunio. Quindi rispetto a Verdi è il giocatore da temere, tra virgolette, un po' di meno. Poi però dopo ha ritrovato Palacio, che forse ha trovato a fine carriera la sua giusta dimensione. Però comunque sia, anche Pulgar, molta quantità, centrocampo, insomma una squadra un po' rognosa, che alterna giocatori rognosi a giocatori tecnici, e questo fa sì che sabato prossimo non sarà per niente una partita facile per noi. Detto questo, però, ripeto, non è più Bologna degli altri anni, che è solo una squadra rognosa. Ripeto, è È pure vero. tecnica, alcuni giocatori veloci pure ce li ha, e tu avrai il tuo bel da fare, perché non, io ho visto Bologna-Napoli, non per andare sempre a parlare del Napoli, però una partita che si blocca al 72esimo, dove per 72 minuti il Bologna aveva avuto le occasioni migliori. Ho visto Bologna-Inter, partita rubata dall'Inter, questo si può dire senza mezzi termini, se no il Bologna aveva vinto anche con l'Inter. Quindi sarà una partita abbastanza difficile, perché il Bologna, quando vede le grandi, si esalta. E quindi ci auguriamo che già da domani faccia risultato. Sì, Cristiano, un'ultima domanda invece appunto sul tema che abbiamo trattato nella pausa tra il tuo intervento e quello di Luca riguardante l'episodio appunto degli adesivi raffiguranti Anna Frank con la maglietta della Roma. Volevo sapere una tua opinione non tanto sul gesto che è deprecabile sicuramente. Ma se forse è stato un evento messo particolarmente in risalto questa volta, ma che capita invece molto frequentemente in tutte le curve d'Italia e d'Europa. Sì, hai detto bene, l'episodio di per sé non merita commento, perché l'ho anche scritto in uno stato ieri su Facebook, perché io sarei fiero di avere una tifosa della Roma come Anna Frank, ma soprattutto sono fiero di non essere come alcuni di loro, e degli amici laziali mi hanno fatto i complimenti perché io ho usato l'avverbio alcuni. Perché in questo caso non si può generalizzare e dire, perché secondo me quelli della Lazio non gliene frega nemmeno niente. Quelli sono delle persone, chiamiamole persone, che hanno fatto questa cosa, non sanno nemmeno chi è Anna Frank, non conosco un minimo di storia, perché io penso questo. Hanno avuto un comportamento aberrante soltanto per l'unico fine di far parlare di loro, perché secondo me è questa, no? Cercare visibilità a tutti i costi, andando a scomodare i morti, non conoscendo la storia. Questa è la vergogna vera e propria di questo episodio, che di per sé, ripeto, non ha bisogno di commenti. Poi sono d'accordo che chiaramente la politica dovrebbe adoperare in ben altre circostanze, questo sono perfettamente d'accordo, perché ho ascoltato come la pensi tu, ma l'episodio di per sé, ripeto, è aberrante e non merita nemmeno commento. Che vogliamo pensare di questa gente, soprattutto non dell'editore? Che vogliamo pensare? Senti, ma ti Vogliamo volevo ancora chiedere. parlare di loro? Ha detto Dimmi, no. bene Alessandro, basta, cioè, ma facciamola finita, perché veramente è una cosa vergognosa. Chiaro, chiaro. Cristiano, allora su queste parole ti ringrazio per l'intervento. Ti do appuntamento a lunedì prossimo, sempre qua in diretta, È sempre per le lunedì? 9.
Sì, perché martedì c'è Roma-Chelsea. Ah, sì, sì, è vero, lunedì prossimo, ok. Ok, ragazzi, Cristiano. Sempre Forza Roma, eh. Sempre Forza Roma, Cristiano. Assolutamente. E rimaniamo aggrappati al vertice, perché qualcuno là davanti deve perdere dei punti in queste due partite. Speriamo, speriamo ovviamente, e se io che Ale. Grazie, Cristiano. Ciao, buona serata. Ciao, buona serata. Grazie a voi, ciao. Ciao. Ringraziamo anche Cristiano Montanella per essere stato con noi. 20 e 30 e 33, direi di riaprire una parentesi che della scorsa puntata abbiamo saltato anche per questione di tempo, cioè la parentesi un po' più leggera, la parentesi del fantacalcio e della schedina, insomma, che poi riguarderà ora, cioè riguarderà la partita che la giornata che comincia tra 5 minuti. Tra 5 minuti, quindi la canzone è molto molto veloce. E quindi torneremo poi con i consigli di fantacalcio e delle schedine. Questo è Me Gusta il Football di Melendi. Piccola pausa e poi torniamo qua. A dopo. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos, y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Me gusta il football di Melendi. Torniamo qua per l'ultima pausa, per l'ultimo spezzone di puntata, di questa puntata anticipata, e partiamo subito prima con la schedina, poi invece sentiremo il nostro Ale sui consigli del fantacalcio, che solo per quest'anno lui non farà, quindi verità al buio, cioè verità tanto. Poi non lo faccio perché avendone vinto due di seguito ho detto questo sicuro no, vinco, mi faccio i cavoli miei e basta. Voilà, ecco proprio lo spirito sportivo di chi si mette in gioco, sì, assunto in una sola frase. Allora partiamo subito con la giornata che comincia da 10 minuti, quindi spero che voi stiate al centro SNAI. Con Inter Sampdoria un gol da 1,65. Poi invece domani alle 18:30 anticipo Atalanta Verona e mi giocherei il risultato di la combo 1 e 2 più, cioè over 1.5. Roma Crotone 1 e no gol. Stesso dicasi per Juve Spal, sempre combo. Andiamo a Cagliari Benevento, dove secondo me il Cagliari vincerà, quindi 1. Fiorentina Torino gol. Genoa Napoli 2 e 3 più, quindi over 2.5. Sassuolo Udinese x2. Milan Chievo Milan x2. Bologna Lazio partita rognosissima, secondo me potete rischiare, cioè io voglio andare sul tranquillo mettendo un x2, ma l'1x o il gol non sono così alieni. E con è una quota molto alta, con una quota 85,20, quindi con 5 euro più bonus vincete praticamente 553 euro, quindi quota 100 praticamente. Quindi se poi volete mettere qualche, insomma, volete giocarvi qualche cosa di meno, magari qualche combo in meno, fate tranquillamente, tanto
continua a essere comunque una, insomma, una vincita potenziale abbastanza alta. Io invece per ecco, parlaci del fantacalcio, che dovrete ascoltare perché io sono bravo al fantacalcio. Vi stiamo regalando delle perle senza farci pagare, quindi ringraziate tutti per favore. E mettiamo Perin in porta contro il Napoli. Non mi viene da ridere, però insomma è una scommessa. Secondo me Perin farà una gran partita per finire a 0-0. Ok, quindi 2-3 più proprio te, e il mio consiglio non lo segui. Ma vabbè, metto Perin in difesa De Frey della Lazio. Aspetta, Perin ha un altro portiere, dimmi. Ha un altro? Sì. E metto Berisha dell'Atalanta. Giusto, avrei dato lo stesso consiglio invece qua. Invece in difesa mettiamo De Frey e il Krasdrop nostro. Ah, che dovrebbe fare l'esordio. A centrocampo mettiamo Pellegrini, sempre nostro, e Bernardeschi della Juventus. La Juventus, che secondo me entra e fa gol sulla spalla. Per quanto riguarda l'attacco, mettiamo Bomber Petagna la castagna, il buon Petagna Andrea. E contro chi gioca il Bologna? Contro Lazio. Palazzo. E Rodrigo, il senatur Rodrigo Palacio. Senatur. Come chiamavano Bossi, no? Ah, il senatore. È il senatore, sarebbe quello vecchio. Sono proprio vecchio, d'accordo. Allora, quindi io porto un po' di prima Repubblica qua dentro. No, vuol dire quel. Così. Vabbè, niente. Ho detto un'altra cosa. Ah, scusami. Il vecchio, vuol dire il vecchio. Ripeto, a Palacio, intendevi. Ok. E questi sono i nostri consigli che trovate chiaramente nella nostra pagina Facebook qui. Vi invito a mettere like, fate mettere like anche ai vostri amici. Vuoi fare qualche salute? Grazie mille, troppo gentile. Vuoi fare qualche saluto particolare? Che la settimana scorsa non te l'ho chiesto. Saluto la mia fidanzata Margherita Liverani. e niente, lei. Sì, d'accordo. Te. Sì. No, io non c'ho nessuno, sono stato lasciato a gennaio, però questo non penso che interessi il nostro pubblico. Anche perché ci siamo scambiati i ruoli. E allora chiudiamo, vi salutiamo con i De Giornalisti con Balla. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, buona Roma, sei buona Roma, forza Roma.